Buongiorno ancora, vogliamo continuare nel nostro studio in Giosuè, questo libro che racconta come Dio ci ha fatto arrivare ad avere il nostro Signore Gesù Cristo. Perché effettivamente l'Antico Testamento, quello che vediamo è l'opera di Dio per creare un popolo suo, dare a loro la sua parola, la sua legge, tutto che indicava il Cristo che sarebbe arrivato e per provvedere il popolo da cui sarebbe arrivato il Cristo, Gesù, il nostro Signore. La legge ci mostrava la necessità di Cristo, ci mostrava il nostro peccato, ci mostra la necessità del sacrificio, tutto. Quindi Giosuè fa parte di questo. Abbiamo visto il patto fatto con Abramo in cui Dio aveva promesso che tramite un seme di Abramo, Gesù Cristo, sarebbe benedetto tutte le famiglie della terra. Abbiamo visto come Dio ha gestito tutto per mandare in Egitto Giuseppe, che poi Dio ha mandato la carestia, che ha fatto arrivare i fratelli di Giuseppe e anche Giacobbe. Sono rimasti lì 400 anni, Dio ha benedetto, sono cresciuti. Poi Dio ha mandato Mosè per portarli fuori, nel deserto ha dato loro la legge. E sono diventati suo popolo con il patto che ha fatto con loro a Monte Sinai. E poi dopo 40 anni di girare, vagare nel deserto perché avevano peccato tutta la generazione, tranne Giosuè e Caleb, tutti dovevano morire, tutta quella generazione che avevano peccato contro Dio, e dopo che erano morti tutti, adesso Mosè muore. Dio fa Giosuè capo del popolo e sono pronti a entrare nella terra promessa. E nell'ultimo studio abbiamo visto in Giosuè capitolo 3 e 4 che Dio ha prosciugato, ha fermato le acque del fiume Giordano. Allora c'erano i guadi, avrebbero potuto attraversare ai guadi. Ma era importante il miracolo, perché Dio voleva far capire a loro che era con loro. Stavano per entrare in un paese, la terra promessa, pieno di vari piccoli regni, ognuno ben armato, città fortificate, e certo loro avrebbero avuto timore, giustamente. E non solo era per dare a loro fede, era anche per spaventare questi popoli, per far capire a questi popoli che il Dio del cielo e della terra stava per dare quella terra al suo popolo, perché tutta la terra appartiene a Dio e Dio può fare quello che vuole ed è sempre giusto perché è tutto suo. E Dio innalza regni e Dio abbassa regni come e quando vuole Lui per il suo piano, e non dobbiamo e non possiamo dire nulla perché è suo. Tutta la terra è sua e tutta la tua vita e la mia vita appartengono a Lui e non abbiamo diritto di nulla. E perciò se Dio vuole dare ad uno buona salute, ad un altro una brutta salute, ad uno una situazione facile, lavoro, un altro una situazione difficile, Dio sa quello che sta facendo. E tocca a noi umiliarci davanti al Dio della creazione, dell'universo, il sovrano su tutto, e dire: accettiamo quello che la tua mano ci dà. E comunque Dio stava portando il suo popolo, avevano appena attraversato il fiume, prosciugato, e hanno portato loro nella terra per stabilirli là, perché lì doveva nascere e morire Gesù Cristo per i nostri peccati. E quindi mentre studiamo l'Antico Testamento, mentre leggete, ricordate che fa parte di qualcosa di più grande. Gli avvenimenti sono avvenimenti storici in cui ci sono lezioni. Giosuè è un altro tipo di Gesù Cristo. Se ricordate quella parola, un tipo di Cristo, greco tupos, è una specie di simbolo in anticipo. Dio ci ha dato tanti tipi di Cristo, della sua opera, e Giosuè è uno di quelli. Allora,
hanno attraversato il Giordano. Sono pronti adesso a iniziare a conquistare la terra. La prima città lì vicino a loro è Gerico, una città ben fortificata. Ma prima che inizino, bisogna essere santi. Quindi voglio leggere Giosuè capitolo 5 e voglio leggere dal versetto 1. Or quando tutti i re degli Amorei che erano di là del Giordano verso ovest e tutti i re dei Cananei che erano presso il mare vennero a sapere che l'Eterno aveva prosciugato le acque del Giordano davanti ai figli di Israele finché furono passati, il loro cuore venne meno e non rimase più in loro alcun coraggio di fronte ai figli di Israele. E mi fermo lì. Cosa vediamo? Evidentemente, anche chiaramente, c'erano delle spie, delle persone da queste nazioni che stavano osservando il popolo di Dio. Questo popolo si presume più di 1 milione di loro e per forza erano osservati. E quindi queste spie evidentemente avevano visto loro attraversare il Giordano, avevano visto le acque fermare, un chiaro miracolo di Dio. E ben presto questa notizia sparge in tutta la nazione, questi vari regni sentono di questo, sono terrorizzati. Ma le loro dei false, le loro dei non potevano fare quello. Loro pregavano, facevano sacrifici, come tante persone pregano a Dio senza conoscerlo, come tante persone pregano ai santi o alla Madonna che non è Dio, ma Dio non risponde. E quindi vedendo che il Dio di questo popolo aveva prosciugato il Giordano, hanno perso coraggio. Ma come possiamo combattere contro un popolo che ha un Dio così? È l'unico vero Dio. Dio stava appianando la via. Poi voglio leggere da 2, 7, 8, 9. Sì, leggo. In quel tempo l'Eterno disse a Giosuè: fatti dei coltelli di pietra e circoncidi di nuovo per la seconda volta i figli di Israele. Così Giosuè si fece dei coltelli di pietra e circoncise i figli di Israele sul colle di Haraloth. Questo fu il motivo per cui Giosuè li circoncise. Tutto il popolo che era uscito dall'Egitto, i maschi, tutti gli uomini di guerra, erano morti nel deserto lungo la strada dopo essere usciti dall'Egitto. Mentre tutto il popolo uscito dall'Egitto era circonciso, tutto il popolo nato nel deserto lungo la strada dopo l'uscita dall'Egitto non era stato circonciso. Infatti, i figli di Israele avevano camminato 40 anni nel deserto finché tutto il popolo, cioè gli uomini di guerra che erano usciti dall'Egitto, furono distrutti perché non avevano ubbidito alla voce dell'Eterno. Ad essi l'Eterno aveva giurato che non avrebbero fatto loro vedere il paese che aveva giurato ai loro padri di darci, un paese dove scorre latte e miele. Così Giosuè circoncise i loro figli che Dio aveva suscitato al loro posto, perché erano incirconcisi, non essendo stati circoncisi lungo la strada. Quando si finì di circoncidere tutto il popolo, essi rimasero al loro posto nell'accampamento finché furono guariti. Allora l'Eterno disse a Giosuè: oggi ho rimosso da voi il vituperio di Egitto, e quel luogo fu chiamato Gilgal fino a questo giorno. Allora, questo è importante capire. Questo popolo, uscito dall'Egitto, Mosè aveva fatto circoncidere tutti gli uomini prima di uscire. Così erano santificati per essere il popolo di Dio.
Ma tutti quelli nati in quel 40 anni non sono stati circoncisi lì nel deserto. È così che erano proprio già appena dentro la terra promessa, pronti ad iniziare a conquistare la terra, Dio dichiara: no, aspettate, prima dovete circoncidervi, prima dovete riagganciarvi al patto. Fate questo simbolo che appartenete a me come il vostro Dio. Togliete questo vituperio dalle vostre vite, questa mancanza di ubbidienza. Quanto è importante per noi di capire, se vogliamo avere la presenza di Dio con noi, se vogliamo combattere le battaglie che Dio ci dà, dobbiamo essere purificati, dobbiamo riconoscere i nostri peccati, alcuni che possono risalire da anni indietro. C'erano qui degli uomini che avevano 40 anni, c'erano quelli più giovani, 40 anni, 30 anni, 20 anni, 15 anni, così via, che non erano stati circoncisi, tutta una generazione intera, 40 anni. Ed era necessario per loro di mettere a posto questo peccato prima di andare avanti. E quindi, se vuoi camminare col Signore, devi esaminarti. Cosa c'è nella tua vita che non va? Cosa c'è nella tua vita, un peccato che ormai hai lasciato stare forse per anni? Qualche comportamento, qualche aspetto di carattere, qualche modo di fare, qualche cosa che avevi fatto che è ancora un peccato da cui ancora trai certi benefici e non hai mai tolto? Cosa c'è nella tua vita che non hai fatto, che devi metterti a posto con Dio? E Dio voleva che loro mettessero a posto questo peccato di non essere circoncisi. E poi 10 e 12, un altro passo, leggiamo. I figli di Israele si accamparono a Gilgal e celebrarono la Pasqua il 14° giorno del mese sull'imbrunire nelle pianure di Gerico. Il giorno dopo la Pasqua mangiarono dei prodotti del paese, pane azimi e grano arrostito in quello stesso giorno. Il giorno dopo che ebbero mangiato dei prodotti del paese, la manna cessò. Così i figli di Israele non ebbero più manna, ma quell'anno mangiarono dei frutti del paese di Canaan. Anche qui, prima di iniziare a conquistare la terra, dovevano celebrare la Pasqua. Dio aveva gestito tutto che arrivarono al momento giusto, al giorno giusto dell'anno. Si sono circoncisi e adesso celebrano la Pasqua. Per ricordare, è Dio che ci ha tolto fuori dall'Egitto, è Dio che ci ha salvato per il sangue dell'agnello. Se non saremmo stati uccisi anche noi, è quello che meritavamo. La Pasqua era il ricordo che il loro peccato meritava la morte come il nostro e che era il sangue dell'agnello sparso sugli stipiti che aveva fatto passare oltre Pasquasc, vuol dire quello, l'angelo di Dio che aveva ucciso il primogenito in ogni famiglia. E quindi dovevano ricordare come erano rimasti in vita. Adesso leggo versetti 13 a 15. Ora venne che, mentre Giosuè era presso Gerico, alzò gli occhi e guardò. Ed ecco, un uomo gli stava davanti, con in mano la sua spada squainata. Giosuè gli andò incontro e gli disse: sei tu per noi o per i nostri nemici? Egli rispose: no, io sono il capo dell'esercito dell'Eterno. Arrivo in questo momento. Allora Giosuè cadde con la faccia a terra, si prostrò e gli disse: che cosa vuol dire il mio Signore al suo servo? Il capo dell'esercito dell'Eterno disse a Giosuè: togliti i sandali dai piedi, perché il luogo dove stai è santo. E Giosuè fece così. Cos'è questo?
questo, da quello che si capisce, è una delle volte, ci sono varie, in cui Cristo preincarnato appare. Dio Padre e Spirito non si può vederlo. Lo Spirito Santo certamente è Spirito. Gesù Cristo è diventato Gesù, il Figlio di Dio, è diventato uomo. Ma prima, nell'Antico Testamento, in vari momenti, vediamo la divinità di questa persona in quanto Giosuè lo adora e lui richiede adorazioni. E questo, crediamo, sarebbe Cristo preincarnato che appare temporaneamente. In questo caso appare per far capire a Giosuè che la battaglia non era di Giosuè. La battaglia era di Dio e l'esercito di Dio era lì presente. Adesso era tempo per la battaglia di iniziare e così c'era l'esercito dell'Eterno. Il capo era lì, Gesù Cristo è il capo. Giosuè doveva combattere il suo popolo, ma veramente sarebbe l'Eterno a combattere. E quando tu cammini dove Dio ti manda, quando tu cammini non per la tua gloria, per il tuo beneficio, ma tu vivi per il regno di Dio, Dio andrà davanti, Dio pianerà la via e tutto quello che farai prospererà, perché non farai per te stesso, farai per la gloria di Dio. Combatterai le battaglie che Dio ti dà da combattere. E Giosuè stava esattamente dove Dio voleva, combattendo la battaglia di Dio. Oh, che possiamo noi fare questo? Cristo ha detto, io sarò con voi fino alla vita dell'età presente. Gesù Cristo è con noi quando noi camminiamo dove ci dà Lui da camminare. E quindi vogliamo capire che non spesso vediamo Dio qui presente. Poche volte nell'Antico Testamento vediamo Gesù Cristo apparire così. L'angelo dell'Eterno, Dio, aveva lottato con Giacobbe anni e anni prima. Cioè, però queste volte che vediamo sono un ricordo per noi che Gesù Cristo è anche per noi. Adesso vogliamo passare al capitolo 6, quindi andiamo avanti e voglio leggere capitolo 6, versetto 1. Or Gerico era chiusa e saldamente sparata per paura dei figli di Israele. Nessuno usciva e nessuno entrava. Cosa vediamo qui? Abbiamo visto prima, in capitolo 5, che tutti questi popoli, Gerico e gli altri, avevano sentito, avevano capito che Dio aveva prosciugato il fiume Giordano. Un chiaro miracolo. E così erano terrorizzati. Terrorizzati per paura dei figli di Israele. Quindi erano chiusi in città, le porte non aprivano e stavano lì aspettando cosa succederà. A volte Dio ci dà battaglie durissime. A volte Lui apre la porta per noi, è sempre la cosa giusta. Leggiamo questo per capire la potenza di Dio e fidarci di quello che Dio sceglie di fare. Qui ha dato terrore a questo popolo. Vado avanti con versetto 2. L'Eterno disse a Giosuè, vedi, io ti ho dato in mano Gerico, il suo re e i suoi valorosi guerrieri. Allora cosa vedo qui? Quanto è importante capire questo. Dio ha dato la vittoria a Giosuè. Certo, avrebbero combattuto Gerico, vedremo non più di tanto, ma le altre città sì. Ma la vittoria viene da Dio. Allora io mi chiedo e ti chiedo, quando hai la vittoria in qualunque campo, vai bene a scuola, vai bene al lavoro, sei bravo nel fare investimenti, sei bravo a predicare, quello che è,
riconosci che la vittoria viene da Dio e tutta la gloria va a Dio? Dio prima dichiara a Giosuè: io ti ho dato in mano Gerico, il suo re e i suoi valorosi guerrieri. Cioè, non avevano ancora iniziato a prendere la città, ma io ti ho dato in mano Gerico. Oh, che possiamo dare tutta la gloria a Dio. La vittoria è sua. E poi con quello dà ordini. Leggo da 3 a 5. Voi tutti, uomini di guerra, marcerete intorno alla città, girerete intorno alla città una volta. Così farai per 6 giorni. 7 sacerdoti porteranno davanti all'arca 7 trombe di corno di montone, ma il 7° giorno girerete intorno alla città 7 volte. I sacerdoti suoneranno le trombe. Quando essi suoneranno a distesa il corno di montone e voi udrete il suono della tromba, tutto il popolo darà in un grande grido. Allora le mura delle città crolleranno sprofondando e il popolo salirà ciascuno dritto davanti a sé. Allora qui Dio dà chiari ordini di come devono fare, che poi vedremo un po' più in dettaglio fra un attimo. Dovevano portare l'arca e gli uomini di guerra andrebbero avanti e i 7 sacerdoti porterebbero 7 trombe di montoni e farebbero un giro, e vedremo avanti in silenzio, suonando le trombe. E poi tornerebbero al campamento. Il giorno dopo la stessa cosa, tornerebbero al campamento. Il giorno dopo, andiamo avanti a vedere come prosegue. 6 ad 11, vediamo la loro ubbidienza. Così Giosuè, figlio di Nun, chiamò i sacerdoti e disse loro: prendete l'arca del patto e 7 sacerdoti portino 7 trombe di corno di montoni davanti all'arca dell'Eterno. Poi disse al popolo: andate avanti e marciate intorno alla città, e gli uomini armati marcino davanti all'arca dell'Eterno. Così, quando Giosuè ebbe parlato al popolo, i 7 sacerdoti che portavano le 7 trombe di corno di montone davanti all'Eterno si misero in marcia e suonarono le trombe, e l'arca del patto dell'Eterno li seguiva. Gli uomini armati marciavano davanti ai sacerdoti che suonavano le trombe, mentre la retroguardia seguiva l'arca. Durante la marcia i sacerdoti suonavano le trombe. Ora Giosuè aveva comandato il popolo dicendo: non gridate, non fate neppure sentire la vostra voce e non esca dalla vostra bocca alcuna parola fino al giorno in cui vi dirò: gridate, allora griderete. Così fece fare all'arca dell'Eterno il giro tutto intorno alla città una volta, poi ritornarono nell'accampamento e lì passarono la notte. Quello che vedo di nuovo è ubbidienza. Ubbidienza assoluta, totale e fedele a Dio, in ogni dettaglio. Infatti, quando tu vedi Dio operare, è perché il popolo ubbidisce e stanno ubbidendo qui. Vado avanti, versetto 12 a 14. Giosuè si levò la mattina di buon'ora e i sacerdoti presero l'arca dell'Eterno. I 7 sacerdoti che portavano le 7 trombe di corno di montoni davanti all'arca dell'Eterno avanzavano e suonavano le trombe. Gli uomini armati marciavano davanti a loro, mentre la retroguardia seguiva l'arca dell'Eterno. Durante la marcia i sacerdoti suonavano le trombe. Il secondo giorno marciarono intorno alla città una volta e ritornarono poi all'accampamento. Così fecero per 6 giorni. Qui abbiamo visto come hanno fatto questi 6 giorni, esattamente come l'Eterno avevano detto. Ubbidienza.
Che senso aveva questo a livello militare? Nessuna. Ma era quello che Dio aveva ordinato. Tu segui il Signore sempre? Andiamo avanti, 15 e 19. Ma il settimo giorno si alzarono presto allo spuntare dell'alba e marciarono intorno alla città nello stesso modo sette volte. Solo quel giorno marciarono intorno alla città sette volte. La settima volta, quando i sacerdoti suonarono le trombe, Giosuè disse al popolo: «Gridate, perché l'Eterno vi ha dato la città. La città sarà votata allo sterminio, essa e tutto ciò che è in essa. Soltanto Rahab la prostituta avrà salva la vita, lei e tutti quelli che sono in casa con lei, perché nascose i messaggeri che noi avevamo inviati. Ma voi guardatevi bene da ciò che è votato allo sterminio, per non essere voi stessi maledetti, prendendo qualcosa di ciò che è votato allo sterminio, e rendiate così l'accampamento di Israele maledetto, attirando su di esso sventura. Ma tutto l'argento, l'oro e gli oggetti di bronzo e di ferro sono consacrati all'Eterno. Essi entreranno nel tesoro dell'Eterno». Qualche buona lezione qui. Hanno ubbidito il settimo giorno, hanno fatto diversamente, questa volta non una volta, ma sette volte, suonando le trombe, e alla fine lui dà l'ordine che devono gridare. Devono gridare tutti. Notate che dice: «Gridate perché l'Eterno vi ha dato la città». Ricordo loro di nuovo che sarà l'Eterno a dare loro la città. O che possiamo ricordare che è l'Eterno nostro Dio che ci dà la vittoria. Poi comanda loro di votare allo sterminio tutto, tranne il loro argento, bronzo e ferro che sarà consacrato all'Eterno. Non dovevano portare nulla per loro stessi. Ci sarebbero tante ricchezze, vestiti che avevano grandi valori, altri oggetti utili, attrezzi, strumenti, ma non dovevano tenere nulla. In avanti, in altre città, Dio permetteva loro a prendere le cose, ma qui no. Dovevano portare tutto allo sterminio. Tutti gli oggetti, tutte le persone, tutti gli animali, tutto quanto. Ma uno potrebbe dire: ma non avrebbe potuto essere utile tenere attrezzi, altre cose? Dio ha ordinato così e così dovevano fare. E mi chiedo, io ubbidisco Dio a tutto? Sì, ma Signore, se io facessi così, sai, mi aiuterebbe. Magari lì, se non pagassi l'IVA, mi sarebbe di aiuto. Magari se facessi quello in nero, magari se facessi così. Non importa. Dio ci dà i Suoi ordini e dobbiamo solo ubbidire. O che possiamo essere un popolo ubbidiente. Dio sa quello che dobbiamo fare e dobbiamo fare quello che Dio comanda. Leggo adesso i versetti 20 e 21. Il popolo dunque gridò quando i sacerdoti suonarono le trombe. Avvenne che, quando il popolo udì il suono delle trombe, lanciò un grande grido e le mura crollarono sprofondando. Il popolo salì nella città, ciascuno dritto davanti a sé, e si impadronirono della città e voltarono allo sterminio tutto ciò che era nella città, passando al filo di spada uomini e donne, fanciulli e vecchi, e persino buoi, pecore e asini. Allora qui vedo un'ubbidienza totale da quello che vediamo. E vedo che le cose andarono esattamente come Dio aveva detto a Giosuè prima. Dio è fedele, Dio controlla, Dio è chi fa tutto. E quindi Dio aveva detto a Giosuè che sarebbe stato così, era andato così. Certamente versetto 21 parla del fatto che, passando al filo di spada, uomini e donne, fanciulli e vecchi, e persino buoi, pecore e asini. E uno potrebbe dire:
Ma no, perché hanno dovuto uccidere tutti, compreso vecchi e bambini? Perché Dio aveva ordinato. E chi siamo noi per dire che Dio sbaglia? La vita viene da Dio per il tempo stabilito da Dio. Se Dio fa morire un bambino di 7 anni con una leucemia, la vita appartiene a Dio. Se lascio un malvagio vivere fino a 98 anni, la vita appartiene a Dio. Non spetta noi decidere quanto tempo Dio dovrebbe dare a questo o quell'altro. Noi non meritiamo neanche un giorno. Dio può dare quello che Lui ritiene giusto secondo il suo piano. E qui Dio ha detto, questo popolo è malvagio. Devono morire tutti. Mi fido di Dio. Mi fido di Dio. Non pongo domande. Dico, Signore, Tu sei Dio. Non posso dire che non è giusto, perché Tu sei il metro di quello che è giusto. Dio è giusto. Adesso versetto 22 e 23. Giosuè disse quindi ai due uomini che avevano esplorato il paese, andate in casa di quella prostituta e conducete fuori la donna e tutto ciò che le appartiene, come lei avete giurato. Allora i giovani che avevano esplorato il paese andarono e condussero fuori Rahab, suo padre, sua madre, i suoi fratelli e tutto ciò che le apparteneva. Così condussero fuori tutti i suoi parenti e li lasciarono fuori dall'accampamento di Israele. Qui vediamo che Dio, tramite Giosuè, mantiene la sua parola. Nel nome di Dio, le due spie avevano dato la parola a Rahab che avrebbero salvato lei e la sua famiglia. E visto che lei aveva fede in Dio e per quello che aveva rischiato la vita, salvando la loro vita, la sua fede in Dio portò alla sua salvezza. Lei fu salvata per fede. E non fu solo salvata fisicamente, ma fu salvato spiritualmente, perché aveva fede nell'Eterno Dio. Infatti abbiamo già detto più volte, lei è diventata un'antenata di Gesù Cristo. Prima era una prostituta, una pagana, ma la sua fede in Dio l'ha fatto entrare come parte del popolo di Dio. Dio prende chi ha fede in Lui e lo mette al suo servizio. Grazie a Dio. Allora, voglio leggere 24 a 27. Seguiamo. Poi diedero fuoco alla città e a tutto ciò che conteneva. Presa soltanto l'argento, l'ora e gli oggetti di bronzo e di ferro che misero nel tesoro della casa dell'Eterno. Ma Giosuè lasciò in vita Rahab, la prostituta, la famiglia di suo padre e tutto ciò che le apparteneva. Così essi ha dimorato in mezzo a Israele fino al giorno di oggi, perché aveva nascosto i messaggeri che Giosuè aveva mandato ad esplorare Gerico. Quel giorno Giosuè fece questo giuramento dicendo, sia maledetto davanti all'Eterno l'uomo che si leverà a ricostruire questa città di Gerico. Egli ne getterà le fondamenta sul suo primogenito e ne alzerà le porte sul figlio minore. L'Eterno era con Giosuè e la sua fama si sparse per tutto il paese. Allora il popolo ubbidisce, distrugge tutto, tutte queste cose, tante cose che erano utili e avevano valore, vengono distrutte tutte le cose, perché il Signore aveva comandato così. Tenevano loro l'argento, bronzo e ferro come Dio aveva ordinato, ma non per loro stessi, per consacrare totalmente al Signore. L'Eterno aveva ordinato così. E poi Giosuè fa questo giuramento, che sia maledetto chi ricostruisce la città. Allora, anni e anni dopo hanno ricostruito
una Gerico, ma quella parte non fu mai più ricostruito. E vogliamo capire che quello che Dio chiude viene chiuso, quello che Dio apre viene aperto, quello che Dio fa viene fatto. Confidiamo nell'Eterno. Gerico era una città con grandi mura. Una città con le mura è difficilissimo vincere, ma Dio ha buttato giù le mura, ha fatto crollare, sprofondando le mura. Non devi dire, sì, ma in quella situazione è impossibile. Quello che è impossibile per gli uomini è possibile per Dio. Solo che dobbiamo avere fede, dobbiamo camminare per ubbidienza, dobbiamo purificarci, dobbiamo togliere i vituperi dalla nostra vita, quello che noi abbiamo lasciato nella vita di peccato dobbiamo togliere. Molto spesso noi preghiamo chiedendo a Dio di benedirci senza fermarci ad esaminare se ci sono dei peccati nella nostra vita. Dobbiamo fermarci. Dio ci darà vittoria in tutto quello che è il suo piano quando noi camminiamo santi, in santità, purificati, riconoscendo e confessando i nostri peccati. E quindi voglio incoraggiarti a fare quello. Voglio incoraggiarti due cose. Uno, esaminati per vedere se ci sono peccati, magari che risalgono da anni, da confessare, da abbandonare, peccati di carattere, peccati di altri tipi. Cosa da togliere? Toglili. Poi, non cercare quello che vuoi tu, ma mettiti dove Dio ti vuole. Segui il Signore, combatte le battaglie del Signore, sia la tua preghiera, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, e poi mettiti a vivere per la gloria di Dio, in modo che il suo nome viene santificato in te, in modo che il suo regno si espande tramite te. Vive per la gloria di Dio, combatte le sue battaglie e Dio provvederà per te. Quando serve, provvederà manna, per modo di dire, e quando serverà, provvederà cibo del paese. Dio provvederà per te nel modo giusto. O che possiamo essere un popolo che segue l'esempio del popolo di Dio a quel punto in cui stavano camminando in ubbidienza, per fede. E Dio era con loro, e Dio dava loro vittoria, e Dio si è glorificato in loro. Vuoi una vita che vale? Vive in modo che Dio viene glorificato in te. Vive in modo che Dio viene glorificato in te. Cammini per fede. E tu puoi dire, ma io sono troppo lontano da Dio. Rahab era lontano da Dio. Era una prostituta. Era una pagana. Parte di un popolo che Dio ha distrutto totalmente. Ma lei ha capito il suo peccato. Lei ha capito chi è Dio. E si è aggrappata a Dio con tutto il cuore. E Dio ha salvato lei. Ed è diventata una donna santa. È diventato un antenato di Gesù Cristo. Confida in Dio e Dio ti prenderà e si serverà di te per il suo regno. Questa è la vita che conta. E qui abbiamo un esempio. Giosuè, ormai vecchio, ma potentemente usato da Dio. Vivi per il Signore e il Signore si serverà anche di te quando seguiamo l'esempio che abbiamo visto qui. Preghiamo. Padre, ti ringrazio per quello che tu hai fatto in Israele, nella terra promessa, in Giosuè, tramite il popolo, e sono di esempio per noi. Purtroppo ci sono tanti brutti esempi nella Bibbia da evitare, ma qui c'è un buon esempio da seguire. Vediamo la fede, l'ubbidienza di Giosuè e del popolo. Vediamo che tu hai dichiarato quello che avresti fatto e tu hai fatto proprio così. Vediamo che tu eri pronto a perdonare e salvare questa prostituta e la sua famiglia che avevano posto la loro fede in te.
E noi possiamo proclamare l'Evangelo a tutti, non dobbiamo mai credere che uno sia troppo malvagio. A te la lode, a te la gloria, oh Padre. Aiutaci a non aggrapparci a qualcosa per noi. Se tu ci dici di lasciare una cosa, di votare allo sterminio, di abbandonare una cosa, aiutaci a fidarci di te, di fare quello. Non vogliamo aggrapparci a soldi, a cose in nero, non vogliamo aggrapparci a quello che potrebbe procurarci la menzogna. Vogliamo camminare in santità, lasciando stare quello che il peccato potrebbe procurarci, fidandoci di te. Se ci sono vecchi peccati, vogliamo riconoscerli e abbandonarli. Sì, Padre, vogliamo vivere per la tua gloria in attesa di vederti al ritorno di Gesù Cristo. Grazie per questa parola potente. Oh Padre, grazie. Opera in noi che possiamo essere un popolo così. Nel nome di Gesù Cristo, il nostro Signore. Amen.